Angolo, tu adventuring. Ma senti, questa poi sbuca sull'asfalto? Ma racconta un po' queste giornate. Raga, statevi a casa. Allora facciamo questi altri 7 km di sterrato. E poi facciamo l'intervista. Specialmente l'ultimo pezzo è stato impegnativo. Con due cadute, però. Ma più la stanchezza che. Sì, era la stanchezza. Ah, no, dai, non è contare come cadute quelle, che cazzo. No, quelle non sono cadute, no. Sì, su. Comunque ci vuole il fisico. Ragazzi, l'Abruzzo è sempre lui, nel senso che ti regala momenti di tranquillità, ma momenti molto molto impegnativi. Però ti regala questi spettacoli. Gente, sempre è stato molto piacere, un piacere conoscerti. Però io quello che dico, non abbiamo mangiato neanche un rosticino. ma col Wild non è semplice. L'arrosticino non è semplice. Non è la garanzia. Ci sta. No, ragazzi, siamo divertiti. Comunque è bellissimo, l'Abruzzo sempre Top Gun. Buonasera. E non si può andare lì, eh? No, non puoi entrare. Ma questo è vostro? No, è parco. Ok. Noi abbiamo l'autorizzazione per entrare. Ok. Ma per l'area picnic, quindi come aprono loro? Come funziona? Domani mattina. Ok. Domani mattina verso le 8, le 9, parli con loro se ti vanno su stare. Grazie. Prego. Allora, ragazzi, sto tornando indietro perché, come avete capito, il posto prescelto è chiuso, quindi o andiamo al campeggio o ci piazziamo qua. Buonasera. Buonasera. È un problema se stanotte mi metto qua con la tenda? No, si può fare? Sì. L'importante è che, capito, se viene la polizia ci sta a fare il privato. Se arrivano altri due ragazzi, però non sporchiamo, non facciamo nulla. Noi domani mattina siamo qua, qualsiasi cosa che ti serve, non ti lascio il numero di telefono. Perfetto. Gentilissimi. Mi auguro che stanotte non ti arriva la quattro. Speriamo di no. Grande, grande! Finalmente, oh! Eccolo, eccolo! Ce l'avete fatta! Oh, neanche la tenda vi faccio montare! Che cazzo volete? Grande Fabio! Direttamente da Bari! No, io ce l'ho ancora qua, non mi piace bollente a me. Ma che bella moto, guarda. Dai Fabio. Allora ragazzi, buongiorno, ripartiamo. Abbiamo un'altra Norden oggi in grande compagnia. Che spettacolo, ragazzi!
posto ragazzi, che posto, porca miseria. Stai cucinando oggi? Oggi una ottima pasta al tonno dello chef, lo chef Marsi. Alla grande. Un'aggiunta di ceci, cipolle. Sì, quella è il tocco, è il tocco di classe. Quello è il dolce. Ovviamente pasteggiamo a rum. Vai. Amici follower. Orario, chef. Il servizio è un po' così, ragazzi, però adesso vedremo la testiamo la qualità. Guardate che piatto fantasioso. Da 118. Il rum non manca. Vai, vai, vai. Questo io sono aiuto chef. Un saluto ai follower, un saluto ai follower. Mamma mia, che spettacolo!
a noi un consiglio ai follower, venite, venite. Signora, dove siamo? Dove devono venire queste persone a mangiare da voi? Da Rita, da signora simpaticissima, bravissima. Offre il caffè a tutti. No, chi è bravo, se no, no. A noi l'ha offerto. Perché rientrano quasi nella a chi norma. È bravo, quindi siamo stati bravi. Grazie signora, simpatici. Grazie. Location azzeccata pure stasera. Dobbiamo vedere domani mattina, se no. aspettiamo a parlare. Aspettiamo. La salsiccia è su. Cazzo. È enorme, che cazzo. Le bastard. Steep Catruv. Buongiorno. Wild, questo è Wild Camp, ragazzi. Fabio, come sta andando? Alla grande, campo base smontato. E adesso ripartiamo. Adesso una bella colazione e poi ripartiamo. Direzione? Direzione l'infinito. Andrea, com'è? Oh, allora innanzitutto qui ci sta Fabio che è da solo. Venite, ricariche, rivolgete a Fabio. La butta non si dimentisce mai, ragazzi. Un posto stupendo, veramente bello. Vai, si riparte. Andiamo. Incredibile.
Ci vuole il fisico! Dove cazzo ti ho portato, Fabio? A che ora ti svegli? Alle 7:30. E come fai? Mamma mia. No, come fai a non farla questa? Fabio, guarda che ti sto preparando. Chef Roof. Chef Roof. Le muerte. Com'è? Come fa? Spettacolo, rimangono sempre incantati dall'Abruzzo. Ma io le tolgo, io sono sul cazzo. Aspetta.
bello. Sei stanco? Aiuto. Scusate. Io. Ah boh. Io non ho filtri, ogni sono stanco. Ti un po' di birra, ti. Porca puttana. Aspetta, aspetta, non scende. Mo ci mettiamo noi. La porti là. Che dici, fa? Di continuare? Io sì. Ma anche perché qua che fai, Andre? No. Qua deve andare, eh. Come possiamo fare un cazzo? Vabbè, ma là non ci si può girare, no? Solo questo pezzo, sei sul punto giusto, qua devi dare accelerato. Vieni da qua. Vieni da qua. No, io andrei da qua, a destra. Tu devi andare 12 la testa a te. No, ma è qua, qua è il tratto, sta curva è il tratto di merda. Che dopo là sta a vedere che... A ripartire riparte, sto io qua. Non fa una cazzata, non fa. Lo so Andrea, ma o da qua te ne dai. Ma così come rigiri? Sempre devi andare su. Dai, c'è. Mai visto? No, non capito. Sono arrivato qua, pensavo sì, ho sbagliato. Ho sbagliato lì. Allora aspetta che la sposto, se no stiamo in mezzo con lì. Aspetta. Uno, due, tre. Aspetta. Mi stai a far uscire sudore, eh. Guardate, guardate.
Buongiorno. Oh, buongiorno. Ma che è successo stanotte? Ho visto il messaggio, che cazzo? No, c'è un incendio qua vicino. Ah. Quindi devo capire che c'è la luce scaricata. Ah, ok. Vai, vai tu, io metto dietro. Vieni avanti. Oh, comunque raga, questo tratto non è... a salire non sembrava. Oh, bisogna fare tante volte queste cose, altrimenti non fai la testa. Io sto tranquillissimo, sinceramente. Tranquillissimo no, però sto sto sul pezzo. No, io sto tranquillo adesso. Thank you.
Piagne, sta chiando. Non posso sfidare l'asfalto. Non posso. Oh. Un saluto allora, ragazzi, qua. Un saluto. Noi siamo in otto. E se? Siamo dove è capitato? Fantastico. Ho visto Full House, guarda, ma non vuoi dire che qua è il territorio? Sono da quattro giorni. Sì. Grande la signora. E se come bello? Sì. E questo ragazzo è di Ortona, Claudio, di Ortona, possiamo parlare, Claudio di Ortona. Incontro con tutti i baresi qui presenti. Caramba, che cosa. Prendili tutti, Claudio, da Bari, un saluto. Grandi, grandi. Il posto è più bello, ma la nota sta guastando. Le altre le abbiamo trovate, le abbiamo trovate due posti. Si danno un'aggiustata la nostra per convertire. Deve cambiare. Il fatto è che lui da ieri si è composto. Ragazzi, sono appena uscito dall'autostrada, ho salutato i miei compagni di avventure che voglio ringraziare, il buon Fabio e Andrea che mi hanno accompagnato in questi giorni misti asfalto e fuoristrada. Abbiamo fatto un po' di asfalto, un po' di fuoristrada. Ci siamo tanto divertiti con le tende, abbiamo veramente vissuto una bella avventura. Adesso non mi rimane che salutarvi, invitarvi a iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!